Bentornati al campionato italiano di pattinaggio di figura a Brunico per seguire l'ultima gara in programma di questa giornata che ha aperto le gare senior del campionato italiano. Andiamo insieme a vedere la gara delle coppie d'artistico. Bentornati da Arianna Secondini e da Fabrizio Pedrazzini. Allora, pronti perché si aprirà subito questa gara con Sara Conti e Nicolò Macì e poi subito dopo Irma Angela, Sofia Caldara, Riccardo Maglio. Si sono ritirati Anna Valesi e Manuel Piazza, hanno avuto un problema in allenamento, ma noi siamo speranzosi anche di rivedervi subito in gara. Poi nel secondo gruppo Rebecca Ghilardi, Filippo Ambrosini, Vivien Contarino, James Albert Garbutt e poi Lucrezia Beccari e Matteo Guarise. Ovviamente c'è anche tanta curiosità per vedere questa nuova coppia di Matteo Guarise, campione italiano in carica, non c'è più Nicole Della Monica con lui, ma questa nuova partner Lucrezia Beccari, sono una bella coppia, contenti anche di partecipare a questo campionato, per cui avremo modo di parlarne. Sì, ma ora al campionato italiano è il momento di dare il benvenuto sul ghiaccio a Sara Conti e Nicolò Macì, i campioni straordinari, perché ci hanno regalato un terzo posto meraviglioso alla finale di Grand Prix a Torino. Le lacrime di Nicolò quando ha saputo che avrebbe vinto questa meravigliosa medaglia di bronzo rimarranno nel cuore, così le emozioni di Sara Conti. Allora, Sara Conti, Nicolò Macì, Oblivion. Triplo twist. Triplo loop lanciato, facilissimo. Triplo salto. Sono sempre più belli, sono sempre più convincenti, sempre più coinvolgenti. Ma hanno fatto un programma, è volato questo programma, sì. A un certo punto vedi chi inizia, poi vedi la posizione finale e è un programma piacevolissimo, scivola, scivola, scivola.
e loro sicuramente hanno guadagnato tantissimo a livello di sicurezza e di consapevolezza delle loro capacità. Beh, direi che i risultati poi di questa stagione per loro sono stati assolutamente di conferma della crescita che hanno avuto. Skate Canada un terzo posto, a Sheffield un secondo e poi la terza meravigliosa posizione alla finale di Grand Prix. Direi che il lavoro che stanno facendo con Barbara Luoni, le coreografie bellissime di Raffaella Cazzaniga con Corrado Giordani, insomma si vede tutto questo lavoro. Sì, sì. Tra l'altro vediamo che su 7 elementi 5 sono sotto review. Il primo è proprio il Lutz Twist che andiamo a vedere, che una sorpresa, vediamo qua, vediamo un po' di riconoscere le features. Hanno i passi d'ingresso, hanno la spaccata d'ingresso, il movimento e la presa sul fianco, è stato aumentato a livello 4. Poi abbiamo qua invece il loop lanciato, facilissimo, alto, sicuro, guarda Sara come a terra senza problemi il loop lanciato. Qua invece il triple salto in parallelo. Hanno fatto una gara, un programma estremamente pulito per quello che riguarda il nostro punto di vista della continuità. E poi guarda, livello... la sensazione in questa gara è ovvio che qui loro si giocano tanto, perché insomma c'è in palio il titolo dei campioni italiani. Però mi sono sembrati anche loro spensierati, tranquilli, insomma, dopo le tensioni della finale di Torino. Vedi che tutto un po' passa. Vediamo sequenza di passi, poi gli altri elementi sono, era il sollevamento che è stato confermato di livello 4, la sequenza di passi, se non avviene nessun cambiamento, rimane di livello 4. Stanno rivedendo la spirale e poi la trottola, che erano state chiamate entrambe di livello 4. Adesso vediamo se le conferme del pannello tecnico rimarranno tali. Qua vediamo la posizione upright prima del finale. Ma sono veramente anche come coppia cresciuta tantissimo. Ed eccoli qua con Barbara Luoni, con Raffaella Cazzaniga che ha curato le coreografie, loro sono gli atleti di Ice Lab. Adesso andiamo a vedere ovviamente il loro punteggio. Non si so best di 68 e 69, hanno rivisto gli elementi, per ora tutto confermato. C'è solo l'ultima trottola ancora sotto review. Sì, infatti volevo capire esattamente quale fosse il... Ah, tra l'altro hanno aumentato il livello della sequenza di passi, l'hanno portato a livello 4. Quindi stiamo, allora, se fanno tutto questo, guarda, se confermano twist sì, livello 4, sollevamento di livello 4, sequenza di passi di livello 4, spirale di livello 4, hanno riaperto il twist. Attenzione, il pannello tecnico non si decide sul twist. I giudici sono un po' lenti, ci comunica la regia. Però piano piano, dai, ci mantengono così. Sì, no, più che altro che è la carriera che 4, 3, lo accendo, lo spiego. Vedi che anche loro stanno aspettando, però è il tipo, se viene confermato così, livello 4, l'hanno ripassato, no, basta. Il triplo twist è stato abbassato di livello 3. Insomma, quindi questo punteggio si fa aspettare, sì, non vorrei essere nei loro panni. Questi livelli fanno la differenza, perché sì, se fanno tutto il massimo livello, poi diventano, cioè il punteggio, il bagaglio tecnico diventa importantissimo. Ma anche loro si stanno chiedendo. Tutto è stato guardato, tutto è stato rivisto, ci dovremmo essere, perché a questo punto si sono accese tutte le lucine verdi. Vediamo. Loro sono in grande tensione. Ecco qua, fatto. Ma ci siamo per annunciarvi un season best importante anche per loro. Siete pronti? Non gli compare, noi l'abbiamo già visto, però siamo zitti. Vi mandiamo un messaggio, siamo ragazzi. Siamo zitti e buoni, eccolo qua, 70 e 76, con 39 e 91 per il tecnico e 30 e 85 nei components, con un bel 780 di composition, 780 presentation, 760 gli skating skills. Si è fatto attendere, ma è arrivato un punteggione, si può dire così? Contenti, aveva sentito, c'è stato anche la bagliare di un cane, hai visto Sara che ha guardato in alto. E allora, pronti adesso per seguire invece Irma Caldara e Riccardo Maglio, gli atleti che sono seguiti da Cristiana Di Natale dell'Accademia del Ghiaccio.
anche per loro quest'anno due importanti esperienze nei Grand Prix, a Sheffield un quinto posto e a Sapporo un quarto. Ottimo triple twist. Doppio Axel. Triplo loop lanciato. Particolarissimo questo programma corto per Irma Caldara, Riccardo Maglio, loro che ci hanno emozionati, posso dirlo, posso ricordarlo, con un programma di gala dedicato alla loro allenatrice che purtroppo non c'è più, a Tiziana Pagani, e hanno voluto dedicargli un gala e lo hanno rappresentato alla finale di Torino, che è entrato dritto al cuore, possiamo dirlo. Lo puoi dire perfettamente, perché Tiziana è stata anche una mia amica e una mia collega, per cui è stato molto toccante, soprattutto quando avevo intuito, la prima volta che l'ho visto a Sapporo, quell'esibizione, avevo intuito a chi fosse dedicato, ed è stato un momento forte, bello, forte. Adesso sono seguiti da Cristiana Di Natale, che prosegue questo splendido lavoro con Irma e Riccardo. Triplo twist, è stato confermato di livello 3, per cui abbiamo molto ampio, tra l'altro, secondo me è cresciuto ancora di più come elemento. Qua invece abbiamo il doppio axel, purtroppo non è stato eseguito, come vedete, in maniera ottimale da entrambi. Riccardo è quello che forse l'ha sbavato in maniera maggiore. Poi qua c'è il loop lanciato, l'atterraggio dove c'è anche il touchdown, è su due piedi. Sollevamento di livello 4, senza problemi, la spirale che è stata rivista, adesso è l'elemento che andremo a vedere adesso assieme,
dove abbiamo l'ingresso difficile di Irma, vedete che è andata a fare una posizione tutta chiusa in avanti prima di andare a prendere poi la posizione. Poi da quando c'è questa tensione tra i due pattinatori si vanno a contare le rotazioni eseguite completamente in maniera corretta con questa tensione, e da lì si vanno a raggiungere i livelli. Loro hanno ottenuto livello 3, vuol dire che c'è stato l'ingresso e poi due rotazioni complete fatte correttamente. Questa è la trottola in parallelo, anche qua purtroppo non hanno ottenuto il livello più alto, solamente il livello 3. Invece bravi, bravi ragazzi, bravo Riccardo e brava Irma, hanno ottenuto il livello 4 per quello che riguarda la sequenza di passi. Allora, abbiamo il loro system best che è di 59,68, ci sono avvicinati con 56,17, 31,33 di tecnico, 24,34 nella parte dei components, con i components più alti dati proprio nella composition, abbiamo detto originale, particolare, la coreografia anche che hanno presentato con un 6,30, 6 presentation, 6 sugli skating skills, dunque al comando ci sono Sara Conti e Nicolò Maci con 70,76. E adesso entrerà sul ghiaccio proprio il secondo gruppo con Rebecca Ghilardi, Filippo Ambrosini e poi Vivian Contarini e James Albert Garbutt, Lucrezia Beccari e Matteo Guariso. Ovviamente tanta curiosità per vedere anche questa coppia, inevitabile, no? Che attraga tantissimo interesse, così come la sfida vicina tra Sara Conti e Nicolò Maci, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Tra l'altro i commenti che si sentono su tutte le ragazze, su questa edizione di campionati italiani, sono incredibili, perché oltre alle novità, le conferme, le lotte all'interno di ogni categoria, tipo adesso proprio in questo momento vediamo Matteo Guarise, che siamo tutti curiosissimi di vedere come si presenterà in questa nuova veste in collaborazione con Lucrezia Beccari. I commenti sono più che positivi per le addette al lavoro. E poi c'è la sfida di Filippo Mercury, come chiamo io nel programma corto. Il programma corto è bellissimo, e Rebecca Ghilardi. Freddy Mercury ha la perfezione, direi, sì, no? Sì, sì. E poi questa coppia nuova un po' per quello che è il palcoscenico italiano, di Viviana Contarino e James Albert Garbutt. E noi andiamo da Maddalena Montecucco al Kiss and Cry con Sara Conti e Nicolò Maci. Ben ritrovata Arianna, sì, sono qua con Sara Conti e Nicolò Maci. Ciao, ciao a tutti. Buonasera, ben ritrovati, complimenti per il vostro season best. Grazie. Sì, siamo contenti perché siamo riusciti a pattinare veramente bene, al di là degli elementi, comunque in pista mi sentivo di pattinare bene, no? Non so spiegare la sensazione, però è stato un crescendo e nonostante il pattinaggio anche gli elementi sono entrati, quindi non possiamo che essere contenti. Beh, c'è da dire che state chiudendo quest'anno veramente in crescendo, e un crescendo enorme, esponenziale, perché vi abbiamo lasciato con una medaglia di bronzo, e che medaglia di bronzo al collo, quella delle finali del Grand Prix, vi ritroviamo qua con un punteggio ancora più alto. Sì, devo dire che è stata una settimana un po' difficile, perché dopo quella medaglia totalmente inaspettata tanta gente ancora oggi ci faceva i complimenti, quindi abbiamo, diciamo, un po' troncato i festeggiamenti per concentrarci per un campionato italiano che è comunque una gara molto importante per tutti quanti gli atleti italiani, quindi abbiamo dovuto interrompere questi festeggiamenti, però sono contento che comunque, essendo arrivando da una gara così grande, con un risultato così importante, lo stress era molto, la stanchezza nelle gambe si sentiva, quindi sono contento che siamo riusciti a pattinare come sappiamo fare, e sicuramente domani faremo altrettanto. Complimenti, perché ci avete davvero emozionato e riuscite ogni volta, forse sempre un filo di più, piano piano. Facciamo grandi, esatto, miglioramenti, però così, passi in passino, però state andando avanti e come, quindi sì, penso sia molto importante il fatto di non avere mai un tracollo, no? Penso sia importante una piccola crescita piano piano, sempre qualcosina in più, senza
enormi miglioramenti, anche perché poi più il punteggio sale, più ovviamente l'aspettativa è sempre più alta, l'asticella la poni sempre più in alto, quindi la gara successiva poi devi essere in grado di riconfermare, se non fare meglio. E questo è un campionato nazionale, tra l'altro, particolarmente di alto livello, esatto. E molto interessante, perché la sfida è agguerrita. Sì, infatti molte volte parliamo con magari atleti di altre nazioni in cui sono veramente pochi, sono una o due coppie, che per loro il campionato nazionale è una garetta un po' così, invece per noi, con tutte queste coppie anche che vedremo nel secondo gruppo, è una bella sfida, diciamo che è una bella sfida. Anche perché i campioni nazionali sono da ristabilire. Esatto. Staremo a vedere, noi il nostro l'abbiamo fatto, adesso sta agli altri e vediamo. Va bene, allora io vi ringrazio, vi lascio andare a riposarvi e passo la linea ad Arianna in postazione telecronaca per la seconda parte della gara. A voi. Bello, bello vedere così sorridenti Sara Conti, Nicolò Maci, che giustamente dicono noi il nostro l'abbiamo fatto, e comunque la concorrenza è alta ed è bello così, com'è bello poterlo dire, ma come... incredibile, no? Questo movimento italiano, sì, delle coppie d'artistico che cresce in maniera esponenziale. Cresce e cresce ad altissimo livello, perché insomma arrivare alla finale, a ottenere questi risultati, imporsi, ma già da, ricordiamo tranquillamente, Valentina Marchei con Ondra Otarek, Stefania Berton quando era in coppia con Ondra Otarek, e a Matteo e Nicola, Nicole stessa con tutto il partner precedente, che comunque aveva già iniziato a farsi riconoscere e a far vedere quanto poteva valere. Ma vediamo che c'è una videoconferenza evidentemente per quello che riguardano i feedback durante il riscaldamento della coppia. Bellissima questa di cosa. Vivian e di James. Evidentemente c'è, a bordo pista li stanno riprendendo, evidentemente poi gli daranno un feedback. Intanto inquadrato vediamo Filippo Mercuri e Rebecca Ghilardi, fino a quando non finisce il corto lo chiamerò così, lo sapete tutti. Eccoci qua. Eccoci, ci siamo pronti, perché visto che ve lo ha stra-anticipato il nostro Fabrizio Pedersini, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno questo pezzo bellissimo di Short Program con la musica con Freddie Mercury, questo lavoro fatto con Luca Lanotte, Anna Cappellini, con Corrado Giordani, ma Luca lavora oramai da tanto, Luca Lanotte sono diversi anni che lavora con Rebecca e Filippo, riesce a trovare sempre delle situazioni particolari davvero per loro, e Freddie Mercury è perfetto per Rebecca e Filippo, lui è calato nella parte. questo programma è molto piacevole e lo scopriremo assieme. Sì. E allora a Brunico è il momento di dare il benvenuto sul ghiaccio a Rebecca Ghilardi, Filippo Ambrosini con il loro programma corto, Freddie Mercury, loro che quest'anno ci hanno regalato il successo straordinario alla gara di Grand Prix a Expo, quinti nella finale a Torino. Rebecca Ghilardi, Filippo Ambrosini. Doppio Axel in parallelo.
e triplo Lutz lanciato. Ottimo l'unisono nella trottola. Che programma anche per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, che energia, che interpretazione. E anche per loro un ottimo programma corto. Programma straordinario, noi abbiamo seguito da qui anche le allenatrici, perché c'erano Franca Bianconi, Rosanna Morante col coreografo Luca Lanotte, che praticamente facevano l'esercizio di Rebecca e Filippo, controllando i tempi, battendo le mani per tenergli il tempo nella trottola, per cui davvero straordinario. Anche noi abbiamo una gara nella gara, qui. Gara nella gara. Tra l'altro andiamo a vedere un po' gli elementi che sono sotto review, sono proprio quelli che potrebbero fare la differenza, perché ricordiamo che Niccolò e Sara hanno ottenuto tutto di livello 4 tranne il livello 3 nel twist, e qua bisogna vedere se a livello di elementi di coppia io Rebecca, sì, infatti ho visto che si è messa in piedi, sì, Rebecca e Filippo, Luca Lanotte che applaude i ragazzi che escono, bellissimo. Se Rebecca e Filippo riescono a, insomma, ad avvicinarsi con il pannello tecnico, attualmente c'è solamente una spirale della morte che nell'interno indietro, che dovrebbe fare un po' la differenza di livello, e il pannello tecnico vuole anche ricontrollare la trottola, questo sollevamento con la difficoltà del braccio unico, abbiamo poi l'uscita per andare a determinare i livelli. Qua abbiamo il Lutz lanciato, ricordo che nella coppia d'artistico il Lutz lanciato ha lo stesso punteggio di base, perché l'inclinazione della lama nel momento dello stacco non è poi così facile eseguirlo. Qua invece abbiamo l'ingresso per la spirale e da qua si iniziano a contare i giri. Loro hanno ottenuto l'esecuzione corretta di due giri, per cui con l'ingresso la spirale va a livello 3. Sembra che invece abbiano confermato la trottola, questa che stiamo vedendo, dove abbiamo visto la difficult variation sulla posizione bassa, questa è la difficult variation sulla posizione angelo, dove col busto si aprivano verso l'alto, questa è una difficult variation su quello che è la posizione upright, dove si tiene la gamba e si va quasi in una posizione di spaccata, e questo invece è il dettaglio della sequenza di passi. Molto 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 ballabile, molto 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 ballata, per cui molto ballata, bravo, ti fa divertire. E vediamo un attimo, tutto di livello 4 tranne il twist e la spirale, per cui a livello di elementi di coppia Rebecca e Filippo si distanziano come livelli solamente con la spirale. Ecco che arriva anche Rosanna Morante in questa foto con Luca Lanotte, Franca Bianconi, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Sta per arrivare allora anche il loro punteggio. Vincici di Vavos.
66 ed 85, quindi sono dietro Sara Conti e Nicolò Macini che hanno 70 e 76, nel tecnico 36 ed 86, 29 e 99 nei components, components che vedono un 7 e 75 di presentation, 7 e 50 di composition, 7 e 40 di skating skill. Siamo lì, 70 e 76 Sara Conti e Nicolò Macini, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini sono quindi secondi con 66 e 85. Ed ecco la nuova coppia di Vivian Contarino e James Albert Garwood. Loro hanno scelto di allenarsi con John Zimmerman e rappresentano il club di Pinerolo. Errore nell'axel in parallelo. Triplo salto flanciato. E abbiamo avuto modo così di conoscere questa nuova coppia, Vivian Contarino e James Albert Garwood. Lei aveva anche gareggiato con Marco Paoletti e adesso una nuova avventura, chiamiamola così. Una nuova avventura, si vede che manca un po' l'unisono, c'è però una grande aspirazione a fare degli elementi e delle transition interessanti. La partenza è stata molto interessante come anche idea, scelta musicale coinvolgente, forse l'abbiamo sentita anche prima per le altre discipline tra i maschi, le donne e insomma scelta musicale interessante, per cui anche loro un bel progetto ambizioso. Vedete qua la partenza, proprio ricercato poi la voglia di trovare qualche movimento più intricato rispetto a qualcosa che sembra più facile nel momento in cui è una coppia di nuova formazione. Qua vediamo il twist che è stato considerato doppio ma solamente di livello 1, per cui una delle difficoltà richieste
per andare a dare il livello ne hanno eseguita correttamente solamente uno. Invece questo è il doppio axel in parallelo, elemento che è ancora sotto review. Tra l'altro James ha avuto difficoltà nell'esecuzione del salto, per cui andiamo a vedere un po' come verrà giudicato dal pannello tecnico. Questo invece è il triplo Salkov su due piedi. Questi sono i passaggi della sequenza di passi, vedete, molto ricercati tutti questi movimenti, non per niente scontati, o anche per delle transition. Qua abbiamo un sollevamento dove c'è il cambio di posizione, c'è la posizione difficile su un solo braccio, infatti elemento che è adesso in questo preciso istante sotto review, era stato chiamato di livello 2, mentre vi posso confermare che il doppio axel è stato considerato downgraded, infatti James era atterrato in avanti. Questa è la spirale che è stata chiamata livello 2, è un altro elemento sotto review. E tra l'altro il sollevamento che abbiamo visto precedentemente è stato alzato a livello 3. Degli 7 elementi che hanno presentato nel programma corto, 5 sono sotto review, per cui anche il lavoro del pannello tecnico non è per niente facile, Arianna. No, ce n'è ancora uno ancora sotto review, quindi assolutamente no. Io intanto sto anche iniziando a seguire anche gli allenamenti di Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, che sono la coppia che andrà a chiudere il programma corto. E allora stanno iniziando a guardare ovviamente nel dettaglio, tra poco usciranno anche i punteggi. John Zimmerman, che è il loro allenatore, è stato campione americano e marito di Silvia Fontana. Infatti eccolo lì che lo sta facendo vedere in Ciao John. Sì, sì, c'è John Zimmerman in collegamento. Cercavo infatti di capire con chi stessero parlando, e c'è John Zimmerman che sta aspettando il punteggio. Li stavano facendo vedere a loro, perché qui ovviamente... Sì, sì, è lì, si sta facendo vedere. E solo questo punteggio si fa attendere. Sì, allora, no, stavo dicendo che da pannello tecnico, quando hai 7 elementi ne devi vederne 5, è un lavoraccio. Figurati quando se dovesse capitare una cosa del genere nel programma lungo. Qui è bellissimo che sono con John Zimmerman al telefono, insomma, come se fosse con loro sul Kiss and Cry. C'è James, ovviamente, che parla con Zimmerman. Vediamo un po', i giudici devono ancora confermare, sono stati confermati gli elementi, tutti, adesso guarda, mancano 4 giudici che confermino il loro... Ci siamo, perché ne mancano 2, facciamo il conto alla rovescia. Alla rovescia, 2, 1... Allora, vi dico che loro non si sono messi 35-56, manca ancora un punteggio e poi ci dovremmo essere, si fa proprio aspettare. Manca un giudice, sì. Intanto vi dico che ci saranno 2 punti di detrazione, uno perché c'è una time violation, hanno finito in ritardo ovviamente il loro programma, e poi uno per la caduta, quindi al punteggio che arriverà avremo ovviamente, dovremo andare a considerare anche queste deduction. Vediamo, si fa proprio attendere, eccoli sì. Qui allora siamo a 36,25 con 19,49 del tecnico e 18,76 nella parte dei components, dove i components più alti sono stati dati con un 4,90 alla composition. Come vi ho detto, ci sono 2 punti che vengono detratti e questo dunque l'overall che li vede in quarta posizione. Ecco il debutto al campionato italiano di Lucrezia Beccari e di Matteo Guarise. Lui è il campione italiano, lei ovviamente si è rimessa in gioco, hanno iniziato a gareggiare insieme, tanti cambiamenti per loro, bellissimo questo programma, The Joker and the Queen, il re e la regina delle carte, la musica di Ed Sheeran, la coreografia di Walter Rizzo per questa coppia allenata dal team High Club. It's crazy.
triplo twist. Triplo loop lanciato. Bravi, the molto Joker bene per quello che è the Queen. L'unisono di questa trottola, bravi. Guarda, bellissimo che debutto. Bello. Anche bel per debutto. Loro, soddisfatti. Guarda che bella questa immagine di Matteo che va da Lucrezia, devo dire bello. Insomma, io mi metto anche nei panni di Matteo, rimettersi in gioco, come ha detto lui, tanti cambiamenti anche per lui, dato si sposerà il 31 dicembre, quindi cambierà anche la sua vita, cambiato team di allenatori, perché ovviamente da Cristina Mari si è spostato a lavorare ad Ice Lab a Bergamo, lavorano con Luca De Matteo, Sanna Murante, con la supervisione di Franca Bianconi, la coreografia di Walter Rizzo. E anche per Lucrezia, bello riniziare da capo, hanno riniziato insieme in coppia da giugno, Lucrezia mi raccontava che comunque all'inizio della sua carriera aveva provato a fare le coppie d'artistico, veniva da un periodo difficile, Lucrezia prima ha avuto il Covid, poi dei problemi di salute, non è stato semplice, per cui insomma un bel rimettersi in gioco per questi due atleti straordinari che rappresentano le fiamme azzurre Lucrezia e le fiamme oro Matteo Guarisi. Adesso siamo solamente curiosi di vedere quanto cresceranno. Qui vediamo il primo elemento, il triplo twist, e ha un confermato, sembra che sia stato confermato di livello 3, quindi ottimo soprattutto per Lucrezia, perché Matteo sicuramente ha più esperienza su quello che riguarda la coppia d'artistico e non l'ha da dire, lei bravissima pattinatrice singola, però da lì ad andare a in così poco tempo ad acquisire tutti quelli che sono le caratteristiche degli elementi di coppia ed eseguirli così bene, veramente complimenti. Qua abbiamo il sollevamento, vediamo la salita, la posizione difficile dove c'è poi Matteo che la tiene solo con una mano, abbiamo poi il cambio di rotazione, abbiamo poi l'uscita, tutto per raggiungere il livello 3 che è stato confermato, sequenza di passi di livello 4, invece questa spirale solamente di livello 1, probabilmente perché la posizione corretta non è stata mai mantenuta abbastanza per le rotazioni, per abbastanza rotazioni per aumentare di livello. Qui invece abbiamo la trottola, anche qui come mi facevi notare tu, l'unisono è per una coppia così giovane è quasi incredibile.
veramente vuol dire che sicuramente l'esperienza di Matteo, le grandi capacità di Lucrezia possono portarli a questo risultato. Allora, adesso andiamo ovviamente a vedere per loro che vanno a concludere dunque la gara. Manca un giudice, no, due, sempre due giudici. Partiamo col conto alla rovescia. Manca un giudice solo, ed eccoci. Eccoci qua, eccoci confermato, qua. Vediamo. Ah, non voilà. Si sono best di 66.04. Vediamo il punteggio che arriverà per loro. C'è Matteo, ovviamente sta facendo un primo check con Franca Bianconi. 64.98, dunque sono in terza posizione, 36.11 il tecnico, 28.87 per quanto riguarda la parte dei components, con un bel 7.35 di skating skill, 7.15 composition, 7.20 presentation. Direi davvero un bellissimo esordio per loro, sono un terzi, un debutto straordinario, insomma, poi terzi e così vicini, perché Sara Conti, Nicolò Maci 70-76, Rebecca Ghirardi e Filippo Ambrosini 66-85, Lucrezia Beccaria e Matteo Guarise 64-98. Io direi straordinari, allora appena siamo pronti possiamo andare da Maddalena Montecucco, aspetto ovviamente l'ok per sapere se sono pronti. Intanto direi che abbiamo visto una gara comunque di altissimo livello, bella. Una bella sfida interna, direi, con Sara Conti e Nicolò Maci, che si sono in questo programma corto confermati davvero eleganti, con queste linee lunghe bellissime, sempre più convincenti, veramente a me sono piaciuti moltissimo. Sono tutti diversi, perché anche Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, con questo programma della loro rhythm dance così particolare, veramente quasi difficile fare un paragone. Lucrezia Beccaria e Matteo Guarise, un'altra anche tipologia loro, di un altro coppia. Tipo. Ecco, allora abbiamo proprio Lucrezia Beccaria e Matteo Guarise con la nostra Maddalena Montecucco. A te, Maddalena. Sì, buonasera Arianna, eccoci ritrovati con Lucrezia Beccaria e Matteo Guarise, che li vedo belli sorridenti. Complimenti per il vostro programma corto, complimenti anche per questo esordio come coppia al campionato nazionale. Grazie. Okay. Allora, raccontateci un po', perché voi, vabbè, Matteo è il campione in carica per metà. Perché l'altra metà è sugli spalti. L'altra metà l'abbiamo già vista prima, sugli spalti, è stata con noi anche in telecronaca. Lucrezia, per te invece qui è l'esordio con Matteo, raccontateci questa esperienza. Allora, per quanto riguarda me, è un'esperienza ovviamente totalmente nuova, nonostante io abbia fatto tanti campionati nazionali, però in coppia è diverso. Per certi aspetti questa gara, cioè questo short, è andato bene, perché comunque da parte mia ero tranquilla, però c'era un pochino di agitazione rispetto magari al nostro debutto, per esempio la gara internazionale di Varsavia, anche se c'erano comunque degli atleti internazionali di alto livello, però comunque competere nella propria nazione con i ragazzi con cui ci alleniamo a volte può sembrare meglio, però per altri aspetti forse è quasi più difficile, almeno per me. Poi ci farò l'abitudine, insomma. Matteo, invece, per te è un'esperienza comunque nuova. Dico, un'esperienza nuova, una nuova avventura. A me sono sempre piaciute le sfide. E cosa c'è di più grande di una sfida come questa? Alla mia età, con il mio background, con tutta la mia esperienza, mi sono rimasto in gioco con Lucrezia, che si è dimostrata alla super altezza della sfida e della prova, perché in pochissimo tempo è riuscita a imparare quasi tutti gli elementi di coppia senza problemi. Naturalmente abbiamo avuto anche i nostri giorni un po' grigiastri, diciamo così, però sono contento. Non avevamo grosse aspettative per questa stagione, perché abbiamo iniziato molto tardi, abbiamo preso la mano dell'altro più o meno a giugno. Poi abbiamo avuto un po' di difficoltà, un po' di complicazioni, quindi diciamo che sono circa 6 mesi che partiamo insieme. E il quadriennio prospetta bene, siamo partiti con un buon passo e niente,
vi faremo vedere sempre cose più interessanti. Questo è un grandissimo stimolo per me, perché la lotta, la ricerca di un obiettivo per me è fondamentale. Ci state dando veramente grandissime emozioni, anche perché dando uno sguardo alla classifica è comunque cortissima dopo lo short. Ci sono tre coppie veramente che si stanno giocando un posto importante e voi siete entrati grandiosamente in questa sfida. E notavamo anche in impostazione, lo dicevano, il fatto che al vostro esordio comunque siete già molto collaudati per essere così da poco che lavorate insieme. Sì, allora, vedendo la classifica, comunque non ci sono tantissimi punti di differenza tra noi e gli altri, quindi domani c'è il libero e è tutto da giocare, però penso che noi penseremo a fare il nostro e facendo quello sicuramente ci basterà per una soddisfazione personale e poi se arriverà qualcosa di più, meglio. Guarda, ti faccio ridere perché voi ci vedete qua sfidarci l'uno con l'altro, ma noi ci alleniamo tutti i giorni insieme. Sì, infatti. È tutti i giorni una sfida e anche forse merito di questo che il nostro progresso è avvenuto così velocemente, perché comunque quando vedi l'obiettivo è più facile da raggiungere, quando ancora lontano non lo vedi è anche difficile da credere. Però devo dire che sono ottimi compagni di allenamento e abbiamo una bella squadra. Anche qui al campionato penso che si sia sentita questa cosa e si sia vista. Siamo, come dicevo anche altre volte in altre interviste, siamo un po' un esempio ed è giusto che anche i giovani seguano le nostre orme. È molto importante che noi facciamo vedere che cosa vuol dire lo sport, che cosa vuol dire l'amicizia e cosa vuol dire veramente il lavoro per arrivare a un obiettivo. E questo è un messaggio bellissimo che stai dando ai tanti ragazzi che stanno cominciando, e hai detto anche così, guardando ai giovani, ci sono già dei giovani che hanno detto mi ispiro a Matteo Guarise e quindi qui c'è Lucrezia che è giovanissima. Allora io vi ringrazio, vi faccio i complimenti. Grazie mille, veramente. E ci vediamo poi domani per il suo compleanno domani. Mi raccomando, fatemi gli auguri domani. Allora, una tortina. Allora domani è giornata ancora più importante, ci rivediamo domani. Io intanto passo la linea ad Arianna. Grazie mille, ciao. Ciao ragazzi, vi ritroveremo domani, è il momento dei saluti anche per noi. Grazie Fabrizio Pedrazzini. Grazie a te Arianna. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, grazie alla regia, grazie al grande lavoro che ha fatto la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, e naturalmente vi aspettiamo domani numerosi, perché come vedete le emozioni dal campionato italiano non mancano e non finiscono qui. A domani.